Quella di Cupa Carmine non è solo la prima scuola green della Campania, ma è anche la prima struttura a inaugurare una stagione di innovamenti all'insegna della bioedilizia e del basso impatto ambientale. All'incontro, oltre alla cittadinanza, erano presenti il sindaco di Piedimonte Matese e numerose istituzioni che abbiamo avuto il piacere di ascoltare. Sindaco, ci parli degli altri progetti che ci sono per potenziare le strutture scolastiche a Piedimonte Matese? Sì, noi abbiamo puntato molto sulle scuole, sull'edilizia scolastica, anche perché in diversi anni erano stati abbandonati. Sono 9 anni che amministriamo e quasi tutte quante le scuole hanno subito gli interventi. Interventi molto consistenti ci saranno quasi su tutte le scuole di Piedimonte Matese per quanto riguarda l'adeguamento sismico. Proprio a seguito del terremoto del 2013 abbiamo avuto tutta una serie di finanziamenti per adeguare appunto le scuole. Questa è la prima di una lunga serie. Penso che tra qualche mese restituiremo definitivamente l'isola scuola Ventriglia ai ragazzi e poi ce ne saranno altre. La prossima che dovrebbe iniziare è quella di Sepicciano e man mano ce ne saranno tutte le altre. Queste sono quelle che riguardano appunto le scuole comunali, quindi le scuole elementari e le scuole medie. Invece le scuole superiori sono già interessate da altri interventi, proprio perché si tratta di proprietà della provincia. Un pensiero sul fatto che finalmente la politica, anche qui a Piedimonte Matese, con l'utilizzo proficuo dei fondi, riesce ad inaugurare nuove strutture, soprattutto riguardo alla formazione delle giovani generazioni. Beh sì, questo è un grande successo sicuramente, è un grande risultato che abbiamo raggiunto qui anche a Piedimonte Matese. Io sono molto felice per due motivi, sia per il risultato in sé, io sono mamma e quindi dove c'è formazione, dove ci sono bambini, voglio dire un sorriso sboccia sempre, e sia perché sono di questa comunità, sono di Piedimonte, quindi dobbiamo ringraziare effettivamente il sindaco Cappello che ci ha lavorato moltissimo, ha desiderato. Noi in tutto questo siamo stati vicino, la giunta De Luca chiaramente lavora in questo senso, ieri abbiamo approvato una delibera molto importante che finalmente ha deciso di utilizzare, ed era nel principio del Presidente, i fondi nostri della 14-20, la programmazione nuova, per dare la possibilità a tanti comuni di completare i lavori precedenti, cioè quelli che purtroppo erano stati così sospesi in quanto i fondi precedenti erano tornati indietro. Parliamo del progetto Scuola Viva. Scuola Viva è stata approvata la settimana scorsa, è una programmazione complessiva che consentirà di aprire 500 delle 1000 scuole in Campania al pomeriggio. Apertura delle scuole non solo ai ragazzi che potranno fare attività sportiva piuttosto che culturale, ricreativa, ma anche prolungamento del tempo scuola. Anche aprire la scuola alle famiglie, la scuola ai territori, perché scuola deve significare sviluppo.